Lucrezia! D'accordo? Non preoccuparti, Lorenzo. Noi ovviamente faremo il nostro latte quotidiano. E poi sai, qui non si butta via nulla. Posso? No, no, sono occupati. Cosa posso qua? Ehi, bello, mattina mia. Bene, buongiorno signori. Hai chiamato però. Allora, oggi si parla di ambiente ed energia e partiamo dall'intervista per professor Garattini. Ok? Bene. Quando parliamo di ambiente non c'è soltanto l'aria, il suolo e l'acqua, ci sono le conseguenze di quello che succede, perché per esempio una parte delle sostanze tossiche attraverso varie vie va a finire nella catena alimentare. Te lo riusciamo a prendere appunto. Sai che scrivere. Sono diverse che non sono soltanto quelle della respirazione. Beh, bel lavoro, mi è piaciuto. Dai, domani relazione, eh? Ok. Guarda, ti è caduto di aria. Grazie. Ah, ciao. Non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Lorenzo, e tu? Martina. Ti è piaciuta la lezione di oggi? Sì, interessante. No, perché mio papà si interessa di energie alternative, per esempio biomassa. Ti piacerebbe venire a vedere di cosa si tratta? Martina, vieni qua. Scusa, Mamma, domani sei la festa a casa di Laura. Ci sei? Certo, figurati. Non c'è niente. Certo, vengo da certo che vengono a tutti. Dai, questo tipo non lo invitiamo. No, no, mi sta scordando. No, lasciamolo su là. Non se ne parla proprio. Appunto, ci prova con te. Cos'è? Dai. Tina, allora ti interessa? Scusa, ma è appena iniziata la scuola, abbiamo tanto da studiare e penso di non uscire più né di pomeriggio né di sera. Oh, oh, qualcuno stasera non viene. Allora, domani sera alle 8, ok? Ci vediamo. Sta vicino allo stadio. Sì, okay. Sì. Okay. Dai. Dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bella casa, ma non mi pare di aver visto pannelli solari. Energia alternativa, mi sa, ma i ragazzi hanno ragione, questo è un po' scemo. E io, più scema di lui che ho accettato l'invito. Ciao, ben arrivati. Ciao. Hai una bella casa, ma sinceramente pensavo di trovare qualcosa di più tecnologico, più interessante. Ah, capisco. Ma non ti preoccupare, vieni con me, ti faccio vedere di cosa si tratta. Mio padre, come il professor Garattini, pensa che sia importante la tutela dell'ambiente. Infatti, utilizza biogas per produrre energia. Come puoi vedere, linee acque, linee fanghi per la depurazione. Ma quello che più interessa è la linea biogas. E il suo obiettivo finale è quello di produrre energia elettrica per 8 milioni di kilowatt. Tutto chiaro? Boh, sì, ma concretamente? Allora, concretamente si utilizzano i digestori. Ma, guarda, vieni con me che ti mostro meglio. Vieni, colletta. Vedi? Cacca! Cacca di mucca, cacca di maiale, cacca di cavallo.
L'importante è che il liquame sia fresco per garantire la fermentazione. Ma cosa succede? Il rischio di blackout annunciato dai giornali. Stavolta ci tocca. Che serata di melma. L'unica luce che c'è rimasta è quella della luna. Ma c'è una luce laggiù. Ma è la casa di Lorenzo. Ragazzi, che ne dite se ci andiamo? Dai, andiamo. Aspettate qua, ci parlo io con Lorenzo. Vabbè, per stavolta sì. Tanto sai che qui di energia ce n'è sempre. Grazie. Tutto ok, possiamo entrare. Dai, a questo punto entriamo. Ma perché l'ho sfigata la luce? Forse non è tutto scemo. Entriamo e vediamo. Entriamo. Ciao Lorenzo. Sì. Non ti preoccupare, Martina mi ha già spiegato tutto. Siete stati un po' stronzi. Ma tranquillo. Ma e il blackout annunciato dai giornali? Cioè, è vero, come fai ad avere luce qui? Donny, stasera siamo qui per divertirci. Domani, dopo la scuola, ti facciamo vedere. E allora, musica! Musica! Avete capito, raga? Biomassa! Perché gli esseri umani, da consumatori, possono diventare produttori di energia nel rispetto dell'ambiente. Ricordatelo e fate girare la voce!